Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione informale dei rappresentanti di ISPRA sulle tematiche riguardanti i sistemi informativi concernenti le bonifiche dei siti contaminati. Ringrazio per la partecipazione ai lavori Fabio Pascarella, responsabile dell'area per la caratterizzazione e la protezione del suolo e per i siti contaminati, Federico Araneo, area per la caratterizzazione e la protezione del suolo e per i siti contaminati, Eugenia Bartolucci, sempre area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e dei siti contaminati, e Maria Pia Congi, spero di non aver sbagliato niente fino adesso, area per la realizzazione del sistema dei servizi geologici e la valorizzazione del patrimonio geologico nazionale. Cedo quindi la parola a questo punto al dottor Pascarella. Parlerei, vero dottore? Sì, prego, sì, la parola. Una brevissima presentazione. La ringrazio molto e saluto tutti i componenti della Commissione, ovviamente vi ringrazio di questa possibilità diciamo di illustrare questa nostra piattaforma. Brevissimamente, noi siamo un gruppo di persone che facciamo parte di un'area che si occupa di siti contaminati in Italia e ovviamente la nostra principale attività è legata ad una norma che prevede che l'ISPRA supporti il Ministero dell'Ambiente nelle istruttorie dei siti di interesse nazionale, che come voi sapete sono 42 in Italia e sono i siti nei quali sostanzialmente una contaminazione severa si sposa ad un impatto significativo sulle condizioni sociologiche e in generale sociali del territorio. Insieme a questo compito istituzionale principale facciamo ovviamente molte altre cose. Nel caso specifico, quello che vi stiamo presentando è Mosaico, che è una piattaforma che abbiamo realizzato noi di ISPRA con ovviamente il convinto supporto sia dei colleghi delle agenzie con i quali condividiamo il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, ma anche con le regioni e le province autonome, che sono poi diciamo gli enti che in generale hanno in carico i dati. La banca dati Mosaico riguarda i siti regionali con esclusione dei siti di interesse nazionale, ma di questo ne parleranno i colleghi, e diciamo si articola, diciamo, consente di disporre di dati omogenei relativi al procedimento di bonifica. All'interno del procedimento di bonifica noi abbiamo dati che riguardano lo stato d'avanzamento, i costi e i tempi di attuazione e le caratteristiche della contaminazione di suoli e acque sotterranee. Ovviamente questo mosaico verrà ulteriormente illustrato successivamente, che cosa è uno strumento prezioso sia per le regioni, che ovviamente possono disporre di un efficace database, comprese quelle che attualmente non lo hanno. È importante per i politici nazionali e locali, perché hanno un database che mostrerà loro quali sono le eventuali falle del sistema o comunque i dati sui quali bisogna approfondire e raccogliere di più, così come i cittadini, perché un cittadino potrà ovviamente controllare su Mosaico i siti contaminati, i procedimenti contaminati che sono intorno alla loro area di cittadinanza per l'appunto, e quindi anche tutte le loro caratteristiche. Per non rubare tempo passerei la parola al dottor Federico Areno, che vi illustrerà nel dettaglio Mosaico, sempre all'interno dei 15 minuti di lavori che ci avete assegnato. L'unica cosa è vedere se riesco a condividere lo schermo, eccolo qua. Possiate vederlo, vediamo un attimino se, eccolo qua, sì, adesso sì, è condiviso. Eccolo qua. Passo la parola a Federica Rani. Buongiorno a tutti, avendo poco tempo non mi soffermerò su dei caratteri tecnici più specifici, farò soltanto una carrellata di alcune delle caratteristiche, ovviamente rendendoci tutti disponibili ad eventuali approfondimenti che voi doveste ritenere opportuni. Quindi Mosaico è un sistema informativo, nasce dalla necessità, dagli obblighi di legge indicati in particolare dall'articolo 251 del decreto legislativo 152, il quale assegna alle regioni il compito di tenere le anagrafi siti di oggetto di bonifica e ad ISPRA la definizione
dei contenuti e della struttura dei dati essenziali delle anagrafi, nonché le modalità di trasposizione in sistemi informativi collegati al Sistema Informativo Nazionale dell'Ambiente, che non è altro che il Sistema Informativo ISPRA ed SNPA. Inoltre abbiamo ovviamente l'altro nostro faro normativo, è l'articolo 3 della legge istitutiva del Sistema Nazionale della Protezione dell'Ambiente, nel quale tra le finalità del sistema c'è ovviamente la produzione, la promozione e la diffusione di tutti i dati di tipo ambientale. Tali dati costituiscono peraltro riferimento ufficiale e vincolante per le attività e le competenze della pubblica amministrazione. Allora, Mosaico, quindi, come è stato detto dal dottor Pascarella, è un sistema che coinvolge ISPRA, Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente, Regioni e Province Autonome, ognuno secondo i propri compiti, e consente finalmente di disporre dati omogenei su tutto il territorio nazionale. Mosaico è una struttura informatica, come è stato già detto, aperta alla consultazione alla pubblica amministrazione e prossimamente anche al pubblico, e si propone come strumento di gestione e di analisi e monitoraggio procedurale e territoriale di tutti i procedimenti di bonifica. Ha una struttura ovviamente costituita da un database, da un'applicazione web di caricamento e validazione dei dati, da servizi geografici basati appunto sul database, quindi la possibilità di visualizzare informazioni, e dall'applicazione WebGIS che consente la visualizzazione con diversi livelli di accesso e di funzionalità. Questa è la struttura del database su cui non mi soffermo. Alcuni esempi del visualizzatore che sono al momento in via di pubblicazione. Il visualizzatore che è differenziato, che permette sia livelli diversi di approfondimento che del numero di procedimenti diversi in funzione della competenza della struttura. Quindi a regioni, province autonome e agenzie viene consentita sostanzialmente una visione più estesa, mentre invece al pubblico una visione più limitata su un numero ancora più limitato di procedimenti, secondo criteri che sono stati concordati e stabiliti. Questo, per esempio, che vi mostro, è un esempio di servizio di consultazione online. Si tratta di procedimenti conclusi con un'aggregazione a livello comunale e con una possibile interrogazione appunto sul comune di appartenenza, che in questo caso definisce procedimenti in corso e procedimenti conclusi. Tutto ciò è interrogabile ed è visualizzabile presso il nostro sito web, con un accesso dedicato al visualizzatore. Bene, allora, nel concreto, appunto, quando diciamo che Mosaico si propone come strumento di analisi e di monitoraggio dei procedimenti, intendiamo poi che cosa, se non altro, se non la raccolta dei dati. Raccolta dei dati che è cominciata nel 2017 ed è ovviamente in continua evoluzione, che ha consentito di procedere ad un notevole aumento del numero dei procedimenti censiti. Non tanto e non solo per l'aumento fisico dei procedimenti di bonifica in corso, quanto proprio per un'attività di censimento, di verifica, di acquisizione delle informazioni sulle anagrafi che ci permettiamo di pensare anche che grazie all'ingresso di Mosaico sono state la cui qualità è stata affinata. Quindi si è passati dai 22.000 procedimenti del 2017 ai circa 35.000 di oggi. Su questo c'è da quindi rimarcare un aumento notevole dei procedimenti censiti, soprattutto per quelli conclusi, che vedete qui nelle torte in verde, procedimenti conclusi che sono passati da 9.700, sono sostanzialmente raddoppiati in 5 anni, non tanto appunto perché si sono realmente conclusi, quanto per l'acquisizione di informazioni prima non disponibili. Il livello di aggregazione, mano a mano che si è proceduto col tempo, è passato a un livello sempre più definito. Quindi siamo partiti da un livello sostanzialmente regionale per passare poi a quello comunale, ed oggi finalmente abbiamo il livello di approfondimento al singolo procedimento. Il trend sul numero dei procedimenti è abbastanza stabile negli ultimi anni, si sta stabilizzando, quindi stiamo pensando che le anagrafi ormai abbiano costruito il dataset veritiero, e i procedimenti dei SIN, come è stato già detto dal dottor Pascarella, non sono compresi in questo calcolo.
Quindi due grandi categorie, procedimenti in corso e procedimenti conclusi. I procedimenti, come sappiamo un po' tutti, si aprono con una notifica di un procedimento a seguito di evento in grado di contaminare il sito, articolo 242, oppure con altre modalità, che possono essere, per esempio, la deperimetrazione dei SIN o vecchi piani regionali di bonifica che avevano assegnato, appunto, avevano inserito questi procedimenti. In questa fase le informazioni di tipo ambientale sono scarse o non esistenti. Il procedimento si conclude a seguito delle indagini preliminari in caso di accertamento di assenza di superamento delle concentrazioni limite. Mentre invece procede e va nella fase di conoscitiva relativa alla caratterizzazione e all'analisi di rischio, dove si acquisiscono le conoscenze in termini di concentrazioni, quindi se le concentrazioni elevate superano le concentrazioni soglia di contaminazione o le concentrazioni soglia di rischio. Se questo non viene superato, il procedimento si conclude a seguito di caratterizzazione o analisi di rischio. Se invece si registrano dei superamenti, si passa alla fase della bonifica vera e propria, che quindi sottolineo è solo una delle fasi dei procedimenti censiti, ed è ovviamente il cuore del tema. Quindi qui abbiamo procedimenti che sono i siti che sono realmente contaminati, per i quali è necessaria la bonifica. Il procedimento si chiuderà a seguito della bonifica conclusa. Un po' di chiarezza sui numeri, quindi abbiamo circa il 54% dei procedimenti conclusi e il 46% in corso. I procedimenti in corso rappresentano sostanzialmente un indicatore di pressione stato-impatto, i procedimenti conclusi sono invece casi di successo, sono indicatori di risposta forniti dall'amministrazione. Da notare che nei procedimenti in corso circa 6 procedimenti su 10 si trovano tuttora in fase di notifica, poi vi proporrò una piccola slide di approfondimento su questo. Un procedimento su 5 invece si trova in fase di bonifica. I procedimenti conclusi si concludono, un procedimento su 2 si conclude semplicemente con le indagini, a seguito delle indagini preliminari, quindi con nessuna modalità di accertamento di superamento delle contaminazioni. 7% con la caratterizzazione, l'11% con l'analisi rischio e un procedimento su 3 si conclude invece con la necessità di bonifica. L'andamento censiamo anche lo stato della contaminazione dei procedimenti. L'unica cosa su cui mi posso soffermare in questo momento per mancanza di tempo è che il 22% dei procedimenti, dei siti, risulta allo stato dei fatti contaminato ed è su quello. Su quelli in cui bisogna concentrare l'azione della bonifica. E allo stato dei fatti, su questi 3.467 siti contaminati che risultano al momento, circa 3 su 4 si trovano nella fase della bonifica. E quindi un elemento molto, che noi riteniamo molto interessante di monitoraggio sostanzialmente dell'azione in corso rispetto a quelle che sono delle vere e proprie criticità ambientali. Ecco, Mosaico è anche in grado di mostrare alcune criticità in corso, quindi per esempio questa fase di notifica di cui parlavo prima, con il 61% dei procedimenti in quella fase, cela al suo interno numerosi procedimenti, diciamo, dormienti. Addirittura, da questo piccolo grafico potete vedere che il 28% di questi procedimenti che si trova tuttora in fase di notifica, che per legge dovrebbe avere una durata molto ristretta, invece sono procedimenti con date di attivazione addirittura del 2000 o precedenti al 2000. Abbiamo anche numerosi procedimenti che comunque sono stati attivati tra il 2001 e il 2006, tra il 2007 e il 2013. Insomma, questa è una situazione per la quale Mosaico è in grado di definire un po' quali possono essere le criticità attuali. Quindi la fase di notifica dovrebbe essere quella che più celermente delle altre dovrebbe essere portata a compimento, e invece abbiamo diversi procedimenti in corso con date di attivazione molto lontane nel tempo. Questi procedimenti sono nella maggior parte dei casi in aree SIN mai ex SIN mai caratterizzate e secondariamente in interventi attivati ai sensi del decreto ministeriale 471. Questo ovviamente porta a una serie di domande che in questo momento, con una discussione in questo momento non siamo.
Salto la fase del modello concettuale, passiamo direttamente a quella della bonifica. Quindi abbiamo detto un procedimento su 5 è in fase di bonifica. Mosaico prevede al suo interno alcuni dettagli, informazioni di dettaglio sulle bonifiche. Queste sezioni al momento non sono compilate, non sono popolate dalle regioni. Mentre in Mosaico non è previsto ad oggi, ma è nostro intendimento fare un aggiornamento su questo, un'aggiunta, il monitoraggio temporale delle varie fasi di bonifica. Perché su questo vorremmo essere chiari: la fase di bonifica è una fase che può essere lunga non per lungaggini burocratiche o amministrative, ma semplicemente in funzione delle tecnologie, delle matrici interessate, della contaminazione riscontrata e del tipo delle aree, dell'estensione delle aree. In questo grafico abbiamo proiettato proprio in modo molto semplice dei range di durata dei procedimenti di bonifica, quindi bonifica, con la bonifica conclusa, e ovviamente sono durate molto molto eterogenee, su cui potremmo dilungarci molto, ma non abbiamo il tempo. In chiusura proponiamo questa breve slide basata un po' sui dati che abbiamo e su proiezioni future che possiamo fare credibili. Noi abbiamo 1.100 notifiche all'anno. Di queste 1.100 notifiche all'anno, 550, cioè la metà, si concludono con l'autocertificazione, quasi mai nei limiti previsti dalla legge, che sono sostanzialmente 18 giorni, insomma. Solo il 50% si conclude, della fase di notifica, si conclude in 8 mesi. I restanti procedimenti, che sono 550, avranno o hanno necessità di caratterizzazione e o di analisi di rischio. 70 di questi si concluderanno o si concludono a seguito della caratterizzazione, solo uno su 5 entro i limiti di legge previsti dalla legge, che sono di circa 10 mesi. Il 50% di questi procedimenti necessiterà per chiudersi di 2 anni. 120 procedimenti di questi 550 si concluderanno a seguito dell'analisi rischio e quindi dell'accertamento dell'assenza di superamento delle concentrazioni soglia di rischio. Sull'analisi rischio solo uno su 10, un procedimento su 10 si conclude entro i limiti di legge di 10 mesi. C'è da pensare che circa il 50% di essi si conclude in 3 anni e mezzo di durata. I restanti procedimenti, che sono 360, saranno i procedimenti che avranno necessità di un'effettiva bonifica di messa in sicurezza. Di questi, 260, cioè circa il 60%, andranno in procedura ordinaria. Per gli altri 100 invece sono scelte procedure semplificate. La procedura ordinaria ha una durata media di circa il doppio rispetto alla procedura semplificata. Quindi il 50% dei procedimenti di bonifica si conclude entro i 4 anni, mentre per le procedure ordinarie lo stesso 50%, il tempo di conclusione è di 2 anni. Concludo brevissimamente con alcuni piccoli le potenzialità di Mosaico sono il quadro sullo stato delle bonifiche in Italia relativo a tutti i procedimenti, sia in ambito locale, come effettivamente adesso avviene, ma potenzialmente anche in ambito SIN. Vorrei precisare che un censimento di questo genere prima di Mosaico in Italia non esisteva. Le analisi per ogni singolo, a scala di singolo procedimento, delle aree coinvolte nei procedimenti di bonifica e delle interazioni col territorio. Il monitoraggio procedurale dei singoli procedimenti, con tutte le variabili in gioco che adesso sono legate, quindi ruoli dei soggetti, tipi di procedimenti, tipologia della contaminazione, matrici interessate, tecnologie di bonifica e quant'altro. Il censimento dei siti orfani, su questo abbiamo chiesto nella nuova fornitura dei dati dalle regioni, abbiamo chiesto informazioni di dettaglio su almeno un subset di procedimenti, tra cui i siti orfani. Quindi un monitoraggio, oltretutto un monitoraggio ambientale con contaminanti, distribuzioni e concentrazioni, analisi sui tipi di intervento adottati, quindi di bonifiche adottate, analisi delle tecnologie e analisi e monitoraggio dei costi. Non è tutto oro quello che luccica, nel senso che abbiamo comunque delle difficoltà e delle criticità. L'attività di costruzione di mosaico, di manutenzione di mosaico e di fornitura dei dati e di approntamento di tutte le attività è un'attività energivora per ISPRA, per le agenzie, per le regioni e per le province autonome.
è necessaria l'acquisizione di risorse e della sistematizzazione delle informazioni di che stiamo usando. È necessario un cambio di passo sulle modalità di acquisizione delle informazioni sulla piattaforma informatica che limiti l'impatto in termini di risorse della pubblica amministrazione. Noi abbiamo alcune idee a proposito, non abbiamo il tempo di esporle, ma tra queste sicuramente la compilazione da remoto obbligatoria a carico dei proponenti. Esistono degli esempi di alcune regioni, in alcuni casi funzionano, in alcuni casi potrebbero funzionare meglio. È il passaggio culturale dall'anagrafe come mero adempimento di legge a strumento operativo di monitoraggio e supporto alla decisione è un passaggio culturale che ha delle difficoltà ad essere digerito. La procedura di acquisizione dei dati dalle regioni di ISPRA non è ancora fluida, è ancora farraginosa e possiamo sicuramente migliorare. E un ultimo punto di criticità che noi vediamo è che le bonifiche sono viste dalla pubblica amministrazione spesso o quantomeno qualche volta come costo e non come risorsa o come possibilità di governo del territorio. L'impatto sull'opinione pubblica è sempre di difficile gestione. Sono stato brevissimo, ho tentato di essere più breve possibile, vi ringrazio, per l'attenzione. Benissimo. C'è qualche altro intervento da parte vostra? No, direi che quello che dovevamo dire in funzione del tempo che ci avevamo. Pascarella, si metta bene col microfono, che sennò la Eccoci sentiamo male, anzi per niente. qua. Sì, diciamo in funzione del tempo che ci ha dedicato, gentilmente dedicato, questo diciamo, era quello che potevamo Allora, raccontare. lasciamo lo spazio agli interventi dei colleghi. C'è il collega Certo. Simiani che vuole intervenire. Prego, collega. Sì, grazie Presidente. Ringrazio chi ha, insomma, ci ha spiegato bene questo strumento, credo che sia molto utile, lo utilizzeremo sicuramente. Anzi, faremo anche girare i link per poter dare anche a chi amministra la possibilità di poter verificare i siti in discussione. No, una domanda, nell'ambito di questa grande elaborazione che voi avete fatto, no? Anche nella relazione ultima che ha fatto il collega prima di lei, si dice chiaramente che le difficoltà oggi di mettere a terra una bonifica dall'inizio alla fine, insomma, va oltre spesse volte non solo nell'ambito delle risorse messe a disposizione, che di fatto soprattutto i fondi di coesione vengano solamente superati e non vengano spesi, o così come anche per quanto riguarda la difficoltà della società Sogesid, che oggi è quella che gestisce per il Ministero dell'Ambiente, diciamo, la parte più, diciamo, attiva. Ecco, secondo lei dov'è la difficoltà per poter accelerare? Perché ci sono risorse a disposizione e che non vengano utilizzate e vengano, in questo caso, le risorse vengano poi decadano e sicché non vengano più messe a disposizione, rimanendo poi con i siti inquinati. E dall'altro, come mai non riusciamo invece ad accelerare un processo che invece è molto utile ai territori proprio per la riqualificazione delle aree interessate? Faccio un esempio fra tutte, le aree di crisi complesse che oggi insistono nel nostro paese. Grazie, collega Massimo Milani. Grazie. No, una domanda. Dunque, ho capito bene l'architettura del progetto, molto interessante. Intanto, quando sarà aperto ai cittadini? Perché ritengo che comunque, come dire, il controllo sociale, la consapevolezza diffusa, appunto, di quelli che sono i siti inquinati e qual è lo stato, appunto, di bonifica è importante, insomma, il coinvolgimento della cittadinanza sia in termini di segnalazione in alcuni casi, ma anche in termini appunto di controllo di quello che sta avvenendo, può essere da sprone per le pubbliche amministrazioni. Quindi, quando prevedete che possa essere aperto al pubblico? Grazie. Non abbiamo anche altri interventi, quindi lascio di nuovo la parola al dottor Pascarella, prego. Sì, grazie mille per le domande. Ma diciamo la difficoltà delle bonifiche ovviamente non è ascrivibile a una sola ragione, ma ovviamente a un insieme di cose che si sovrappongono. La prima è che ovviamente le bonifiche non sono una cosa semplice da progettare né da mettere a terra, perché come voi sapete parliamo comunque di una porzione di sottosuolo della quale noi conosciamo pochissimo. Quindi anche solo la prima fase, cioè quella della costruzione concettuale, spesso può portare via più tempo del dovuto, ma è tutto a vantaggio poi della bonifica che verrà fatta. C'è un altro elemento che riguarda la conflittualità,
che diciamo si riversa nelle conferenze dei servizi. Come voi sapete, noi abbiamo grande esperienza di conferenze dei servizi presso il Ministero sui siti di interesse nazionale. In quell'ambito, diciamo, c'è un grande contributo da parte di tutti i portatori di interesse, e ovviamente ricomporre spesso gli interessi di tutti è difficile. Devo dire che ultimamente in effetti le bonifiche partono, ma come diceva giustamente il mio collega dottor Aranio, e comunque potranno confermare chiunque di noi ha partecipato a conferenze di servizi, il problema è che una volta partite comunque le bonifiche richiedono del tempo ed attenzione, mi permetto di, diciamo, di focalizzare l'attenzione sul fatto di non farvi fuorviare dalla tempistica delle bonifiche, perché spesso una tempistica breve delle bonifiche significa che noi quei terreni li bonifichiamo, nel senso che li scaviamo e li trasportiamo in una discarica autorizzata, con tutti i problemi sia di ordine diciamo ambientale, di sostenibilità ambientale, che di circolarità della risorsa e anche economici, perché come succede spesso, specialmente in ambiti in cui diciamo c'è un forte interesse immobiliare, ovviamente l'area deve essere data disponibile il più tempo possibile. Questo significa che noi scaviamo decine di migliaia di metri cubi di terreno, li spostiamo in discarica e quindi questo non funziona. Fra l'altro, c'è anche da dire, e questo anche in funzione di tutti gli interventi del PNRR, che comunque la nostra capacità nazionale di avere discariche finalizzate alla gestione e allo smaltimento dei terreni si sta esaurendo. E quindi, diciamo, in generale noi preferiamo degli interventi che magari, ovviamente compatibilmente con tutte le condizioni al contorno, preferiamo interventi che siano un po' meno, che abbiano una lunghezza maggiore, che però consentono di bonificare il terreno in situ, cioè cercando di non spostarlo dall'area nella quale noi stiamo effettuando questa bonifica. Poi c'è tutta la parte di controlli, che ovviamente è a carico dei nostri eroici colleghi delle agenzie regionali, e quella anche è una parte del problema. Ma diciamo, non, effettivamente devo essere sincero, poi come avrete visto, come ha giustamente illustrato il collega Aranio, e anche potranno confermare la dottoressa Congi e l'ingegner Bartolucci, c'è il fatto che comunque le procedure semplificate, sulla base della nostra analisi, facilitano molto la tempistica. Cioè la norma attuale italiana prevede le procedure semplificate in casi specifici. Queste procedure semplificate in effetti rendono la tempistica più stringente, diciamo. Non ricordo la seconda domanda del primo collega. Milani, Ah sì, sì, del collega Milano, Milani, gliela faccio perdonate. riprendere. Quando sarà? Sì, no, no, quando sarà aperta ai cittadini, giusto? Mi Esatto. sembra esatto. Quando questi cittadini, così siamo, sarà aperta ai cittadini, nel senso noi ce l'abbiamo a disposizione, dobbiamo essere franchi. Aspettavamo di organizzare un evento in modo da dare il giusto risalto a questa piattaforma, e anche per dare la giusta diffusione, in modo che tutti siano messi sullo stesso piano nella possibilità di accedere alla piattaforma. Sicuramente lo faremo nel più breve tempo possibile, siamo pronti a farlo, e comunque ovviamente sarete i primi a saperlo, ma diciamo in tempi brevissimi. Si tratta di mettere a sistema un po' le agende dei nostri direttori, presidenti, e anche di alcuni ovviamente rappresentanti delle istituzioni. Quindi si tratta solamente di fare un po' di fine tuning sulla tempistica, e poi noi comunque siamo pronti, su questo non ci sono problemi. Benissimo, dottor Pascarella. A questo punto ringraziamo i rappresentanti di ISPRA per il contributo reso ai nostri lavori e dichiariamo conclusa l'audizione. Grazie a lei e a tutti i colleghi di ISPRA. Grazie di nuovo. Grazie Buon mille a voi per pomeriggio. l'attenzione. Arrivederci. A voi, buon lavoro.